Bentornati alla Guida senza impegno alle bande di Mordheim, la serie di video realizzati in collaborazione con il gruppo Mordheim Italia, con lo scopo di fornire a chi fosse interessato un'infarinatura delle bande che si possono giocare in Mordheim. Oggi parliamo dei non morti, pericolose creature della notte che rispondono al conte Vlad von Karstein, il governatore della Silvania, una terra boschiva, maledetta e inospitale, tra le più malfamate dell'impero, che formalmente farebbe parte della provincia dello Stirland, ma che nella realtà dei fatti è del tutto indipendente. Questo perché, e non c'è un altro modo per dirlo, è un posto terribile. Dopo una pioggia di piccoli meteoriti di malapietra avvenuta nell'anno 1111 e numerose pestilenze, infatti la zona è rimasta smunta e deprimente. E il terreno è talmente saturo di magia oscura che le piante crescono malate e i morti si risvegliano automaticamente, tipo in Sinerequie. E infatti, non sto scherzando, c'è la tradizione di seppellirli a faccia in giù, così scavano verso il basso e fanno molta più fatica a uscire dalla propria tomba. Le foreste poi sono popolate da varie altre creature dell'oscurità, tanto che gli abitanti sono giustamente superstiziosi e spaventati, se ne tengono bene alla larga. Lo stesso conte von Karstein in realtà è un vampiro, così come sua moglie Isabella e tutto il resto dell'aristocrazia della regione, visto che pian piano nel corso degli anni li ha trasformati tutti. Un segreto che custodiscono con attenzione, anche se il fatto che Vlad e Isabella siano sul trono da più di 200 anni ultimamente ha iniziato a far sorgere il sospetto che ci sia qualcosa di strano dietro. Non che questo sia un grosso problema, visto che Vlad ha il controllo totale sulla regione e in realtà è anche discretamente benvoluto dalla popolazione. E non può essere che così, dato che da quando è salito al potere, casualmente non morti e creature varie lasciano stare chi gli è fedele e si accaniscono invece contro chi prova ad opporgli. Il coming out vampirico avverrà qualche anno più tardi, nell'anno 2010. Quando chi conosce la storia di Warhammer Fantasy lo sa, Vlad marcerà sull'impero alla testa di un grande esercito di non morti, dando inizio alle cosiddette guerre dei vampiri, che dureranno quasi un secolo e mezzo. Nella fase storica in cui è ambientato Mordheim, però, il conte è ancora nelle sue stanze del castello di Drachenhof a preparare i suoi piani d'attacco. In particolare, sta studiando un potente incantesimo di necromanzia che gli permetterebbe di rianimare in una botta sola centinaia di migliaia di morti, per unirli alla sua già imponente armata di non morti. Per farlo, però, ha bisogno del potere della malapietra e, siccome quella che c'è nelle sue terre non è abbastanza, ha cominciato ad inviare tra le rovine di Mordheim i suoi servitori più fidati per raccoglierne quante più possibile. Le bande di non morti che girano per la città, infatti, sono sempre comandate da un vampiro che, anche se magari all'interno della sua società è ben lontano dal potere oscuro di Vlad o di qualche altro lord della Silvania, appare comunque come una delle creature più pericolose che si possono incontrare in zona. Spesso sono accompagnati da un entourage di vari servitori, tra cui dei reietti deformi che si sono fatti irretire dal carisma sovrannaturale dei loro padroni e che sono anche molto utili per sbrigare faccende durante il giorno, quando i vampiri vanno a fare la nanna. Oppure i ghoul, creature depravate che infestano i cimiteri. Esteticamente assomigliano a dei trogloditi, discendenti di uomini che si sono dati al cannibalismo sfrenato e di generazione in generazione hanno perso ogni umanità, diventando schiavi dei loro appetiti. Oppure ancora i necromanti, maghi che padroneggiano le energie negative, sanno come usare degli incantesimi per risucchiare la vita dei nemici e soprattutto per rianimare i corpi, perché il grosso della banda, ovviamente, è composto dagli zombie, che sono cadaveri rianimati dalla magia oscura, disponibili sia nella classica versione umana, lenti, goffi e stupidi, ma comunque implacabili, che in quella di lupi neri, ottenuti riportando in vita dei lupi giganti, che invece sono molto veloci e, quando ti saltano alla gola, ti fanno rivivere il trauma di quando hai attraversato per la prima volta il corridoio con le finestre in Resident Evil 1. Ora, invece, come sempre, cedo la parola a Mark, uno degli amministratori di Mordheim Italia, che ci farà un riassunto degli aspetti più tecnici legati a questa banda. I non morti a Mordheim sono comandati da un potente vampiro, uno degli eroi più forti del gioco. Il vampiro ha movimento 6, forza 4, resistenza 4, 2 attacchi, 2 ferite e iniziativa 5. Inoltre, come tutti i non morti, causa paura ed è immune al dolore, cioè non potrà mai essere stordito, ma solamente atterrato o messo fuori combattimento. Accanto al vampiro abbiamo il necromante, un mago malvagio che padroneggia la necromanzia, la magia della morte. Completano poi il gruppo eroi i reietti, che possono essere ingaggiati fino a 3 unità. I reietti sono degli umani e non hanno grosse caratteristiche, poiché all'inizio sono abbastanza scarsi, però potendo fare esperienza sono sicuramente un valido supporto per la banda. Infine, i reietti, come
Come gli altri eroi, sono gli unici che partecipano alla fase di esplorazione e quindi necessari per una crescita veloce della banda. Nel gruppo truppe, invece, abbiamo gli zombie, i ghoul e i lupi neri. Gli zombie sono la truppa base, lenti, poiché non possono correre, però causano paura e sono immuni al dolore e quindi costituiscono degli ottimi schermi per proteggere i tuoi eroi. I ghoul sono invece la truppa migliore, poiché possono fare esperienza, hanno 2 attacchi e resistenza 4. I lupi neri, invece, sono la truppa d'assalto, hanno un movimento di 9 e quindi una carica di 18 pollici. Inoltre, in carica, effettuano 2 attacchi a forza 4, quindi sono un ottimo deterrente contro i tiratori nemici oppure una valida guardia del corpo per il tuo vampiro. Negli anni, poi, sono state implementate ulteriori regole oltre quelle del manuale base. E ormai la comunità Mordheim Italia ha adottato nei suoi eventi anche le regole Aristocrazia della Notte. Con queste regole potrai personalizzare al massimo il tuo vampiro. Infatti queste regole dettano la disciplina per tutte le linee di sangue che contraddistinguono i vampiri. Quindi potrai permetterti di schierare o un drago sanguinario, un feroce strigoi, una lamia, oppure un necrarca o anche un classico von Karstein. Ogni linea di sangue ha le sue caratteristiche speciali e le sue abilità speciali, per cui puoi personalizzare la banda al massimo e trovare sicuramente il non morto che ti piace di più. In conclusione parliamo dell'aspetto modellistico, cominciando dalla scatola di modelli originale, uscita nel 1999, che ha dentro dei modelli bellissimi, come questo necromante che è identico a Gargamella dei Puffi, e soprattutto il vampiro, che ricalca molto lo stereotipo del Dracula in versione Bela Lugosi, più 2 reietti e 5 zombie, che sono quelli classici di Warhammer Fantasy. Però secondo me già da allora non era il miglior punto di partenza per costruire una banda, perché mancano completamente i ghoul e i lupi neri, erano venduti in blister separati. Se a questo aggiungiamo che ormai è fuori catalogo da almeno 20 anni, difficile e costoso da reperire, io sinceramente punterei altrove. Come accennava Mark parlando dell'aristocrazia della notte, ma anche più in generale, proprio come per le bande dei posseduti, di cui vi avevo parlato in quest'altro video, le bande di non morti sono molto adatte per personalizzare tanto i modelli, in particolare, passatemi il termine, zombificarli, cioè prendendo altri modelli da altre fazioni e dipingerli di un colore pallido e sporchi di sangue, oppure ancor meglio modificarli con la materia verde per aggiungere ferite mortali e altri dettagli. La stessa GW all'epoca vendeva miniature di zombie un po' più particolari rispetto al solito, tra cui elfi e nani, e rimanendo su questi prodotti comunque anche per il vampiro a capo della banda c'è una grandissima scelta di modelli, dai classici personaggi von Karstein a quelli più nuovi come Kritzka il ratto o Lady Annika o magari qualcuno della corte Cremisi. In generale, se guardate bene la gamma di miniature dei signori della tomba l'anima e delle corti mangiacarne di Age of Sigmar, troverete di sicuro quello che fa per voi, a seconda del fatto che vogliate puntare più sull'aspetto vampirico di nobiltà decaduta o quello più bestiale. Come punti di partenza vi consiglio soprattutto i morti esiliati per Warhammer Underworld, se volete puntare più sugli zombie, e gli scuoiabessi e regali di Warcry, se invece preferite i ghoul. Per chi invece vuole rifarsi ai modelli dei conti vampiro del vecchio Warhammer Fantasy, purtroppo non sono più disponibili, ma sono sicura che anche loro torneranno per Old World. Si tratta solo di avere un po' di pazienza e nel frattempo cercare sui mercatini o su eBay. Ma lasciando l'orbita GW, come sempre la scelta diventa ampissima. Mantic Games ha una gamma di modelli per il suo King of War e anche tra le miniature di Frostgrave si trovano opzioni interessanti. Sul gruppo di Mordheim Italia poi ho visto passare delle miniature ispirate a Dracula di Bram Stoker, scolpite da Alessio Cisvani, con tanto di modello che riproduce il vecchio conte Dracula con l'acconciatura scomoda. Comunque una semplice ricerca su Google vi darà talmente tante opzioni tra cui scegliere da tenervi impegnati per delle settimane, ma non è un problema per chi ha l'eternità a disposizione. Io come sempre ringrazio voi per avermi seguita fino a qui e i ragazzi di Mordheim Italia per avermi aiutata e ovviamente vi invito a iscrivervi al gruppo per rimanere sempre aggiornati sulle varie novità e i tanti eventi che organizzano. Nel frattempo, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Se siete ancora più curiosi venitemi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok, Patreon o sul mio blog villanorespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito, ringrazio di cuore tutte le creature della notte che l'hanno già fatto.